Allora, intanto io mi presento, sono Raffaele Lecci, vengo da Roma e sono un fotografo che si dedica, sono un fotografo che si dedica principalmente alle tecniche antiche di stampa. Quindi ho seguito corsi di formazione sulla storia della fotografia, sul riconoscimento presso l'ICCD con Scaramella e Valentino. Quindi diciamo che come formazione parto da quella. Poi mi è sempre piaciuta la fotografia, però diciamo che ho preso come interesse primario quello delle tecniche antiche. Principalmente stampo in cenotipia, stampa bruna e colore bruno. E poi mi diverto, diciamo, a costruire attrezzature. Costruisco torchi, che visto che io li utilizzo e quelli che sono in commercio non mi garantiscono una tenuta sufficiente, quindi ho iniziato a costruire da me le attrezzature. E questo invece è un progetto. Allora, questo è un progetto che io ho iniziato per valorizzare alcune testimonianze storiche che ho trovato in vendita tramite queste telescopie di cui stavamo parlando prima. E partendo da queste, io poi, questo è un progetto che si dedica principalmente all'Africa, visto che le schede sulle lastre fanno riferimento al periodo della colonizzazione italiana, e ho deciso di mettere a disposizione di queste vecchie tecnologie un'aggiunta mia, insomma, possibile, dando una spinta tecnologica moderna a quello che si era stato fatto con mezzi del tempo. Quindi diciamo il mio è un apporto più tecnico. Però è un apporto che io ho voluto dare perché mi interessano molto queste tecniche e penso che chi ha stampato queste, ha scattato queste foto, avesse poi immaginato di poterle vedere in questo modo. Io poi costruisco da me anche gli occhialini, quindi io sono proprio fatto da zero su tutto. Questi occhialini sono fatti con gelatine che sono quelle, diciamo, standard per le edizioni impressive. E cosa ho fatto praticamente? Io ho cercato di costruire una scatola luminosa con dimensioni, diciamo, accettabili e che dia una illuminazione perfettamente diffusa sull'immagine, in modo che non si veda la provenienza della luce e che dia un senso di profondità maggiore a queste stereoscopie. Sono state stampate su un supporto traslucido che è fatto appositamente per essere retroilluminato. Il risultato da una semplice stereoscopia è questo, con gli occhialini, diciamo, la visione aumenta molto, la retroilluminazione diciamo amplifica l'effetto 3D. Quindi io diciamo che è un mix di tecnologia, perché c'è un lavoro di interno di costruzione, di studio sui materiali di utilizzo, è un lavoro, diciamo, anche storico, di ripresa storica di queste testimonianze. Siete anche in pochi, potete alzarvi tutti e venire a vedere come funziona la questione. Secondo la posizione del
chiedo scusa, riesce ad arrivare fin qua o è troppo distante? Se porta gli occhiali da vista conviene mettere gli occhiali in su. Oh, alzatevi e venite a vedere. Sì, questo è fatto in previsione, diciamo, di un suo dispositivo delle... Sì. Sì, io sia dispositivo sia di costruzione, se su richiesta di questo tipo di...